e dice cana. Io pensavo che fosse un'idea di Danilo da Fiumicino, la cana. Danilo, buongiorno la Zozzoni. No, la cana, buongiorno. Si dice proprio la cana. Ah, proprio la cana. Cana. Sì. Però dire cana le... femmina è una ripetizione. Se cana. Dici sì, la cana. Sì, sì, esatto. La cana, cana. Cioè si dice cana. Cana, sì, sì, cana, sì, e sì, cana. Ah, perfetto. Non lo sapevo, non lo sapevo. E quando si congiungono due cani femmina diventano le nozze di cana. Voilà! Mamma mia! Questa. Oh. Si può fare solo meglio, ragazzi. Forse sì. Oggi... a dirlo sei tu. Peggio è difficile, peggio è difficile. Oggi, ragazzi, avete parlato di metodi per rilassare. Io mi rilasso con i video della pressa idraulica. Non so, sono famosissimi sui social. Sta pressa che schiaccia tutto. Che schiaccia robe. E l'altra cosa che mi piace tantissimo sono i maniscalchi. Cioè, ci sono. Quelli che mettono i ferri ai cavalli. Quelli che mettono i ferri, bellissimo, soprattutto bellissimo, che puliscono gli zoccoli dei cavalli. Perché? Bello, molto bello. C'è una spiegazione, perché mi rilassa quella cosa? Perché io da ragazzo, da no, non c'è una spiegazione. Avevo la comitiva al maneggio e passavo praticamente le giornate a vedere i cavalli, le persone che ferravano i cavalli in maniscalco, i cavalli che si accoppiavano. Ah. Cioè io passavo tutto il pomeriggio. Contemplativo anche. Guardone pure. Questa cosa mi affascinava molto, quindi è un ritorno alle origini. Era il caso di dirlo sulla radio DJ, secondo me. Andiamo con la sigla. Sigla. Diretta su DJ ogni mercoledì. Noi siamo sempre qua, tu dove vai? Stai qui. Il speaker preferito da tutto lo stivale. Con i tre zozzoni solo gente che vale. Ma andiamo con i Ciama Fatto Caso. È partita una sfida interna è vero. Tra Gabriele e Furio. Giorgio si è fatto fuori. Sì, sì, vabbè, sì, Giorgio sì. Non mi hai mandato mai un Ciama Fatto Caso. Ti sto basta sentire i tuoi. Ogni tanto mandameli. Te li manderò. Partiamo con quello di Furio. Furio ci scrive: Ciama Fatto Caso che quando trovi un semaforo rosso in una strada a due corsie, il secondo che arriva si mette sempre più avanti di quello che è già fermo della macchina, sempre di un tot. Attenzione, se c'è la possibilità di avere una terza macchina, la terza macchina, una pit lane, va avanti. Ma perché lo fa? Ad esempio io faccio anche io questa cosa, ma un po' per timidezza, soprattutto se è una strada vuota e ci sono solo due macchine. Si crea quel momento di imbarazzo. Ma rimani dietro, allora invece no, avanti, tutti avanti. Ma anche se c'è la macchina più potente della tua, ti metti avanti? No, io ci ho fatto caso con gli altri, con il giro della macchinetta elettrica. Gabriele, ma passiamo a Gabriele. Ci hanno fatto caso che quando sei al supermercato e non c'è nessuno, tu posi il carrello al mentre... banco gastronomia, soprattutto banco gastronomia. Sei lì che ti stai facendo fare il prosciutto. Beh, metti il carrello lì da una parte e spunta sempre, non si sa da dove, prima non c'era, ma lì spunta l'anziano che sposta un po' il carrello, cioè gli dà sempre fastidio la posizione di dove l'hai lasciato, perché lui vuole stare lì o lei vuole stare lì esattamente lì, perché in realtà la pietanza che vuole è proprio lì, guarda che sfiga, sta proprio lì in coincidenza. Perché poi se lo risposti come diceva Giorgio, perché l'anziano lì diciamo segna il suo territorio. Infatti è territorio di anziani il supermercato. Ci hanno fatto caso che ci sono gli anziani che per prendere la frutta mettono giustamente il guanto mettono il guanto sulla mano destra e palpano la frutta con la mano sinistra che è senza guanto, perché devono sentire se è matura e poi la mettono. Quindi con la un po' tutto inutile, però, essere del guanto, però è un po' come il trono di spade, quello è il territorio loro e siamo noi, ci vuole rispetto. Tant'è che alla gastronomia succede sempre che arrivano e non hanno mai chiaro quello che devono prendere, ma devono vedere tutto, è il loro turno e poi è finito. Le olive ce l'ha e le ha là davanti le olive, quindi la risposta è sì. Ancora peggio, tu chiedi duetti di prosciutto. Duetti di prosciutto. Così ce l'ha lo spec? No, dopo direi. Volevo solo sapere se aveva lo spec. È lì. No, aspetta. Signora, faccia sto cazzo. È territorio loro. Io trovo molto affascinanti invece quelli che si fanno prima assaggiare la mezza fettina, che nel grosso centro commerciale è una roba, cioè solitamente si faceva dal pizzicarolo sotto casa. Ma andiamo alla piegatura. Vai con la piegatura. Ci hanno fatto caso che i genitori che non mettono i bambini
bambini davanti all'iPad o al telefono, soprattutto al ristorante, sì, si vantano di questa cosa e lo vogliono far sapere a tutti. Ma mentre dicono sta cosa, c'hanno il fio che sta arrampicato sul lampadario che fa avanti e dietro, che strilla, e tu dici: ma mettilo davanti all'iPad se te fa sto casino. Narcotizzalo. No, si deve sfogare la sua creatività. Tra poco torniamo con... Arrivano i documentari, tornano. Sai che mi viene da dire? Anzi, come direbbe Patrizio, dillo tu, Patrizio, direbbe... Mamma mia! Le 846, questa è Radio DJ, e loro invece sono gli ABBA. Come sapete, l'Eurovision si terrà a Malmo. Ieri è stato comunicato quale sarà il claim, lo slogan di quest'anno, confermato quello dell'anno scorso. United by Music, si è scelto, come dire, sull'onda della continuità di non... Era nato su un'esigenza anche geopolitica, possiamo dire. Anche quest'anno, forse pure peggio. E abbiamo detto documentari, caro Danilo, di quale documentario parliamo? Allora, oggi parleremo dei koala, perché sono partito dalla notizia che in Australia hanno trovato questa piantagione di eucalipto distrutta. Erano stati piantati questi eucalipto. Erano stati piantati proprio per aiutare i koala che sono in difficoltà. Mangiano l'eucalipto. Hanno trovato dalla... Infatti hanno una voce bellissima. Sì, la voglia, sì, cantano. Sì. Dalla... canta. Non mi brucia battute. No, accidenti. E questa era pure una dei più belle. Vabbè, di mentolo. Oddio, scusa. Allora, hanno trovato questa addirittura 6.000 euro di piante di eucalipto distrutte. Allora, chi è stato? È stato un solo koala in una notte. Si chiama questo koala Claude. Io l'avrei, diciamo, messo, diciamo, alla croce, invece ha distrutto 6.000 euro di eucalipto, che poteva salvare tantissimi koala, invece lui si è pappato tutto. Ma andiamo a parlare di questo grazioso animaletto. Voi lo sapevate che i cuccioli del koala restano all'interno del marsupio per i primi mesi e mangiano un misto tra latte e feci della mamma. Ah, che bello. Cioè, proprio, che gli danno i batteri necessari per poi digerire l'eucalipto. C'è il koala cucciolo, gli dicono sempre: come cucina mamma? Che odorino. Mamma proprio non è proprio brava. Allora, il koala profuma tantissimo di eucalipto perché ne mangia tanto, certo. E il suo sudore emana e fa le puzzette al mentolo. Al mentolo. Alle IQOS. Chi fuma l'IQOS? C'è un koala che digerisce. Koala, scusa, sì. Ci hai mai fatto caso che chi fuma l'IQOS ti dice: ti dà fastidio? No, allora dovrei scorreggere, piace un casino. No, io invece ogni volta che mi avvicino uno che sta fumando l'IQOS, ma lo faccio involontariamente, che però poi fa sempre ride, faccio... Perché è proprio è quello l'odore. Troppo un aneddoto lungo, lo racconterò domani se volete. Koala significa colui che non beve. Infatti sono animali che bevono pochissimo ma fumano un botto. Bevono poco perché prendono tutto, diciamo, il necessario dall'eucalipto. E sono praticamente i Bob della foresta. Cioè, quando fanno le serate in cui tutti gli altri animali bevono tanto, loro non bevono e riaccompagnano compagno di casa. Pensate un po' che i koala hanno le impronte digitali come gli uomini e i primati. Infatti il koala è molto utile se tu fai un crimine, te lo porti sulla scena del crimine, certo. gli fai mettere tutte le impronte. È stato il koala. Va bene. Andiamo in conclusione. C'ho le battute. Poi l'altra cosa, pensate un po' che rimangono immobili per 18 ore al giorno. Sì, infatti non c'è poi gioca a 1-2-3 stella. Vince sempre. Questa è un'altra bella. Dove vanno a ballare i koala? Ah, non lo sappiamo. No. Dai. Il koala cella. Ti è piaciuto? Neanche a Veronica. Neanche cucciolona. Questa è facile. Questa è facile. Come si chiama il koala musulmano? Va bene. Neanche questa poi. Cosa si dice al koala che ti chiede sempre favori sui favori tutto il giorno?
basta. Un tacco alla. Non basta, basta, basta. So che ne hai altre, ma basta. Basta, basta così. Basta. Queste le cancelliamo. Noi facciamo molto ridere. No, 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 no. Ricordati di togliere almeno nel podcast. Con tu ti vuoi all'ascolto, invece ci scusiamo. Perché per stare bene, ho bisogno di toccare.